Buon pomeriggio, siamo a Porticello, anzi Cannitello, tra Cannitello e Porticello, in una zona che praticamente è soggetta a erosione costiera e negli ultimi anni la provincia assieme al comune ha iniziato un lavoro proprio per proteggere la costa con dei fondi europei. Questi sono i risultati, Paolo. Puoi mostrare magari quello che è successo? Praticamente le case qui sono crollate durante le mareggiate. Ad oggi è tutto quanto fermo, ma noi abbiamo comunque denunciato la situazione. Oggi siamo qui con Paolo Parentela del Movimento 5 Stelle e gli abbiamo mostrato proprio ciò che è avvenuto durante questi anni di lavori. Come vedete, praticamente una spiaggia che qui prima era di oltre 10 metri ha iniziato piano piano ad erodere e poi con le mareggiate ha subito praticamente questo scempio che oggi è sotto gli occhi di tutti. Prima Prima mi parlavi di spiagge bianche, com'era prima questa era spiaggia, prima di appunto questa... bianca, molto frequentata, una zona come vedete di ville, quindi residenziale. Dove la gente veniva in vacanza, aveva le ville qui, veniva in vacanza e poi ecco, durante gli anni con erosione, mareggiate, Quindi il ha comune ha iniziato. portato avanti un Il comune ha portato progetto avanti contro l'erosione, contro totalmente l'erosione, fallimentare, questo possiamo completamente dirlo. fallimentare, soldi pubblici purtroppo buttati, gettati al vento. Perché purtroppo si è fatto un lavoro senza criterio, senza studiare bene, senza probabilmente un geologo che avesse un'esperienza dietro importante, e infatti oggi abbiamo questo danno ambientale, perché questo è un danno ambientale sotto gli occhi di tutti, e nessuno dice una parola. Nessuno dice una parola, né dalla regione, né dal comune, né dalla vecchia provincia. Nessuno ne parla, a parte noi che abbiamo denunciato puntualmente, come sempre, ciò che è avvenuto. Noi quindi abbiamo scritto al sindaco, Abbiamo ricordo scritto che al mesi fa sindaco, abbiamo c'è scritto stato al uno scambio, sindaco. diciamo, di battute, però attualmente la situazione è ferma. Questo è un pericolo comunque, qui ci sono degli alberi, diciamo, secolari, si può dire, penso. Secolari no, ma Quasi, comunque abbastanza abbastanza vecchi. vecchi. Potrebbero Che crollare da un potrebbero momento crollare da un all'altro. momento all'altro. Ci sono mura, sempre qui c'è scritto pericolo, attenzione, fare attenzione, ma come vedete noi siamo qui, quindi fate attenzione, però diciamo Praticamente chiunque può venire qua e l'accesso rischiare la vita, sì, praticamente. l'accesso è aperto a tutti, vedete ci sono anche le scale per chi vuole scendere da casa, quindi la protezione dov'è? Ok. Quindi la procura sta indagando, visto Procura che... sta indagando e speriamo che faccia luce del danno che purtroppo Villa San Giovanni ha dovuto subire. Ok.